molto giovani. Edin, 29 anni, dirigente della squadra, e Jelko, 27 anni, allenatore. E questo è quello che si sono lasciati dietro le spalle. Questi i resti della loro città. Non vogliono parlare di donne violentate, della loro paura, ma non si rifiutano di raccontare i momenti di terrore vissuti sotto le bombe. Sembra quasi che si siano lasciati dietro tutto il passato e invece dentro i loro occhi si nasconde un'immensa tristezza. I tuoi genitori sono rimasti a Mostar? Sì, di tutti e di altre ragazze, di tutte le famiglie a Mostar. Che cosa è successo? Ci sono stati bombardamenti? Sì. E prima di una buona situazione, di tutto, non so, ogni giorno a cantina di basic. Rifugiati tutti nelle cantine? Non escono di casa? No, perché non buono come escono, no, non buono. Voi siete scappati? Sì. Molti vostri amici, fratelli e sorelle sono invece rimasti vittime della guerra? Sì, di famiglie buono, ma di più di amici è morto, perché la guerra è, non lo so, non buono. Che cosa pensi tu di questa guerra? No, è non buono, come noi pensa che sempre ha pace, ha di tutto buono, ma adesso è, non lo so. Tu andavi a scuola? No, adesso perché guerra a Mostar. Sì, a elementare. Sì. Finito, è elementare scuola. La guerra è tanta puttana. Puttana, la guerra non è buona, perché io non ho capito. A Città Sant'Angelo hanno trovato braccia calorose pronte ad accoglierli, come spiega il presidente del Landmark Club Caribe di Città Sant'Angelo, Tonino Guerra, che ci racconta come sono riusciti a fuggire dalla loro terra. Pensi che le ragazze erano nelle cantine di Mostar, almeno per salvarsi dalle bombe che piovevano come fosse un diluvio. Hanno deciso di partire con il buio, quindi verso la mezzanotte, con un povero sacchettino che si sono portate dietro, attraverso i boschi. Hanno rischiato naturalmente di essere colpite da qualche cecchino, però ce l'hanno fatta, hanno raggiunto un villaggio a 14 km da Mostar, a piedi, nella neve. Nella neve perché? In che periodo sono partite? Sono partite nei primi di marzo, ma lì il tempo era inclemente.
oltre a quello bellico era inclemente anche quello atmosferico. Sono arrivate in questo villaggio, hanno potuto salire su mezzi di fortuna come per esempio l'Ape, che è un mezzo a tre ruote, hanno raggiunto Spalato faticosamente e da Spalato si sono imbarcate perché c'è stata un'anima pia che ha comperato i biglietti, ha sponsorizzato questo viaggio fino ad Ortona. A Ortona il comune, l'amministrazione di Città Sant'Angelo è andata a rilevarle e sono arrivate felicemente qui, diciamo felicemente perché la cittadinanza immediatamente si è messa a disposizione del fabbisogno di queste ragazze, oltre a Villa Serena che ha potuto fornire loro letti, materassi e quanto necessario per accantonarle in un vecchio monastero di Città Sant'Angelo che non per l'occasione ma da tanto tempo era libero, e l'amministrazione comunale si è interessata a dare quelle cose necessarie giornaliere a ognuno di loro. Ora dunque vivono in un ex convento di monache di clausura, convertito poi in manifattura tabacchi e in seguito abbandonato. Il loro mondo è in tre stanze, due per dormire, una per mangiare. Vitto e alloggio sono a carico dell'amministrazione comunale che in un certo senso le ha adottate, almeno per il momento. Per il resto c'è stata una sorta di gara di solidarietà sia da parte dei cittadini che dei proprietari della casa di cura di Villa Serena, che hanno fornito tavoli e letti. Sono gioviali, belle e seguono con affetto le indicazioni di Tonino Castagna. Parlano a stento l'italiano e si arrangiano a gesti con un po' di inglese. I loro nomi sono difficili da ricordare, così hanno accettato di essere indicate con dei soprannomi simpatici. Ora sono Piccolo e Grande Orso, Fossettina, Arancita e le altre. Nelle stanze dove ora vivono, le pareti sono tappezzate di foto e di ricordi. Molti familiari e amici sono morti sotto i bombardamenti. Mostar è distrutta. Il fratello di Edin è stato una delle vittime durante un combattimento. È morto sull'unico degli 8 ponti della città, rimasto in piedi. Quando è morto tuo fratello? 11 mesi fa. Con una granata. Come? Granata, bomba? No, bomba. Ah, no. Fucile. Sì. Come si dice? Fucile. Sì, sì. Mio fratello ha 39 anni. Sì, è brutto. Adesso no, amici, no, niente, capito? Cosa speri adesso tu? Sì. 10 anni dopo, no, prospettiva. Niente, sicuro. No, io non ho problema, ragazza problema, mio bambino problema, no. Capito? Non avevi paura quando eri lì? Prima sì, perché è guerra. Io pensavo, guerra, no, pace è buono. Ma adesso no, perché noi sai che cosa è successo quando è pace, quando è no, quando noi va uscite, quando torna a casa. Ma prima sì, ho molto paura. Tu hai fratelli, sorelle? Io ho un fratello, 11 anni, a Mostar. È rimasto a Mostar? Sì. Sì, genitori. Qua? No, più difficile per telefono a Mostar, perché la linea non è buona. Come fate? Noi scrivere lettere, ma pensa che deve arrivare, ma... di amici che esco a Mostar, telefono e dire tutti bene, famiglia bene, so, ma di molto amici che a Mostar è morte perché a granate, perché ogni giorno
granate, bombarde, non lo so. Televisore per cercare di sapere cosa succede nel loro paese. La guerra della porta accanto l'hanno chiamata e rischia di diventare un secondo Vietnam. Per sentirsi vicini ai loro cari hanno portato con sé la musica, anche le canzoni composte per ricordare il sacrificio ancora incomprensibile di chi non c'è più. No, regione guerra. Serbo voglio mio città. Vogliono il potere sulla città. Deve lei volere tutta la regione, Bosnia e Herzegovina, tutta tu comando. Io, mai mio amico Dino, vi vogliare libera vita. Serbi vogliare difficile. Vi fight, come si dice? Combattere. Combattere con serbo, per serbo. E prima si trovavano i musulmani e i croati insieme per combattere i cetrici. Adesso invece praticamente stanno combattendo contro, tra di loro, musulmani contro cattolici per avere il potere della città. Tu hai visto qualcosa? Sì, io ho visto, perché io fight, tu fai. Ho combattuto un anno, è stato militare, così come del resto tutti. Io e Dino, un anno in militare, tu fight contro Chetniks, e ho visto tutto, tutte persone morte, tutti bambini, vecchie persone, ragazze, tutti i miei amici, lei Dino amici, morti. Sono sempre unite le ragazze, la loro forza è solo questa, il loro futuro avvolto in una nube oscura. Le famiglie, chi ha il padre musulmano e la madre cattolica come Samela, o il padre musulmano e la madre serba come Gorana. Eppure, nella squadra c'è una grande unione, al di là delle religioni. Edin è musulmano, Jelko cattolico. Sono brave, è una bella squadra questa. Sì, bella squadra. Per la squadra, adesso tutti, croati, serbi, musulmani, tutti, ragazzi, sì. Politica, sì. Non c'è politica, c'è solo sport e amicizia. Politica e sport, due cose si fanno. Diversi, sì. Ti piace stare qui? Sì, è buono. Sì, noi è molto. Tante grazie per di tutto che di città e professor Castagna pare che per noi. Vorresti ritornare presto in Jugoslavia? Sì, perché di famiglia è giù a Mostar, noi è qui, ma è buono qui. La città si è stretta intorno a loro, hanno fatto amicizia un po' con tutti. Ma città Sant'Angelo è così da tanto tempo. Se si richiedono altre cose non è possibile darle, ma per quanto riguarda il cuore, questa è una cittadina predisposta da tanti anni ad accogliere profughi, internati e forse anche sinistrati, come accadde nel 1943 quando fu bombardata Pescara. Fino a quando rimarranno qui? Una domanda da Totocalcio, insomma. Senz'altro fino alla Coppa Interamnia. Senz'altro fino alla Coppa Interamnia, alla quale prenderanno parte per la 13ª volta. Non tanto loro quanto la loro società, Galeb Mostar, società che ha fornito un po' tutta l'Europa di giocatrici incantevoli. Però sono brave. Sono molto brave, sì. Sono piccole, anche se le stature non denunciano questo, ma sono molto brave. Sono rimaste molto tempo senza allenarsi, purtroppo. Sono rimaste un anno e qualche mese senza poter andare a scuola, conseguire naturalmente quella promozione che è un anno e più di un anno senza allenarsi. Adesso si stanno allenando da due mesi a Città Sant'Angelo, abbiamo questo campo all'aperto e niente, felicemente prenderanno parte per la 13ª volta alla Coppa Interamnia.
A Città Sant'Angelo dunque rimarranno sì fino alla Coppa Interamnia, che si disputerà a Teramo nei primi 10 giorni di luglio, e gareggeranno con la maglietta della Caribe e le divise della PN. Poi, non si sa, nella loro terra le aspetta una cantina dove nascondersi. Niente vita, né scuola, né sport, né amore. Sarà una battaglia burocratica per le leggi del nostro paese. Qualcuna di loro potrebbe essere prescelta per far parte di qualche squadra italiana di pallamano. Tutte però sperano di riabbracciare un giorno, a guerra finita, i propri cari. Sempre pensare di Mostar, genitori, famiglia, cugini, tutti sono in Mostar. Non ho sentito 2 mesi, non lo so. Vivo, morto, niente. Non hai nessuna notizia? Nessuna notizia? Niente sentire 2 mesi. Adesso situazione non buona. Dove sono i tuoi genitori? In Mostar, in cantina. In Mostar, tutti. Mia sorella, madre, padre, cugini, tutti in Mostar. Perché non sono venuti con te? Non lo so, io con Galeb, Palamano, allora vorresti ritornare a Mostar? Io? Sì, molto, sì, una brutta situazione in Mostar, ma Mostar in cuore, pensare sempre. Thank you.